spettatori, una buona sera ad Andrea Motta e Gabriele Mirabella. Torneo internazionale Etna Sud 2014, prima edizione, siamo qui per la finale tra il Palermo e la Regina. 3 minuti di gioco, 0-0 ancora tra le due formazioni. Allora Gabriele, che match sarà quello di questa sera? Sicuramente si attende un match spettacolare tra due squadre che propongono un buon calcio. Tanti due allenatori schierano allo stesso modo, un 4-3-3, dunque sistema di gioco a specchio, parecchio offensivo con tre punte. Eh sì Gabriele, semifinali questa mattina, il Palermo ha pareggiato col Catania 1-1, tempi regolamentari, poi calci di rigore hanno vinto i rosanero con due parate straordinarie da parte del numero 1 palermitano. Invece la Regina è riuscita a superare la selezione della FIGC di Catania per 2-1 dopo il vantaggio degli etnei, poi sono riusciti a invertire la rotta. 3 minuti di gioco, ancora 0-0, c'è stata un'ottima parata del portiere, la prima occasione utile, dirigeremo due schieramenti. Intanto palla a centrocampo, si lavora in mezzo al campo, Gabriele, c'è tanta qualità in mezzo come hai detto tu, e allora subito il direttore di gara lascia correre in questa occasione, palla sulla fascia destra dove c'è il numero 17 del Palermo, ovvero Grillo, che perde la sfera, recupera subito la Regina con Scalone, e ancora la palla finisce in out. Che cos'è stato finora di gioco? Un tuo commento, Gabriele? Direi che c'è stato subito uno spunto interessante a parte del Palermo, c'è stato un pallone messo in mezzo, un'azione che è partita sulla fascia di sinistra e una grandissima parata del portiere della Regina che ha aspettato un'occasione incredibile, vedete, pallone recuperato sulla linea di porta. Vedete la Regina che è Paolo Pellegrino, attenzione, intanto seguiamo le azioni di gioco, la sfera in mezzo al campo, lo recupera il capitano Mazzone, Mazzone mette dentro per Sonti, attenzione, sull'out di destra, il cross in mezzo, arriva la deviazione, la sfera finisce poco alta sopra la gradenza, ancora 0-0 dopo 5 minuti, prima occasione per la Regina. Allora, se andiamo a vedere il campionato allievi, nazionale allievi di quest'anno, la Regina ha compiuto 28 punti in campionato, arrivando terz'ultima invece a seconda posizione per il Palermo con 56 lunghezze. In teoria dovrebbe essere un match senza storia, però la realtà dice tutt'altro. Quando la formazione calabrese ha cambiato tecnico, è arrivato Mister Geretto, ci sono stati dei notevoli miglioramenti e possono anche puntare alla vittoria quest'oggi. Che ne pensi? Sì, la Regina che nella prima parte del campionato è andata un po' a corrente alternata, però comunque c'è da dire che questa è una formazione che gioca un ottimo calcio, che ha degli spunti interessanti, delle individualità importanti. Tanto Gabriele, ti interrompo, c'è un'azione offensiva per il Palermo, viene bloccata, si gioca sull'auto di destra con Grill, con il numero 17 della Regina. Avanza ancora Zocchi, viene fermato con puntualità dal numero 8 Antonino Tramonte. 5 minuti di gioco, ancora 0-0, però un match molto vivo, molto corretto fino a questo momento, e vedremo chi la spunterà per prima, c'è già stata una grandissima occasione. Tanto Tramonte che ha tenuto in vita il Palermo nella semifinale del derby col Catania, poi si è andata ai calci di rigore dove i rosanero hanno avuto la meglio grazie anche a due volte le parate del portiere, come hai detto tu in apertura di telecronaca. Mister Geretto dà le sue indicazioni ai propri giocatori, allora risultato ricordiamo ancora il 0-0, si gioca sull'out di destra, avanza ancora il Palermo con il numero 4, ovvero Tafa Shakiri, ancora sulla fascia, ancora al centro, la formazione palermitana, sfera dietro, bel cambio di gioco qui Gabriele. Eh sì, la fascia di sinistra vedete è libera, è scoperta. Quindi il Palermo fa giustamente prova spunti da quel lato al campo, perché sono una prima occasione interessante come abbiamo ricordato dopo un minuto di gioco. Puntuale come sempre l'intervento di Francesco Sonti, classe 97, 17 anni per lui. Qui c'è la rimessa laterale ed è una buona posizione, ci sarà una lunga gittata probabilmente questa qua che sta andando a battere. Allora palla messa dentro, vediamo chi riesce a colpire di testa, controlla il numero 15 rosanero, però poi la sfera finisce tra le braccia del portiere, è stato Giuliano Simone a spizzare di testa, però il pallone è finito fuori senza colpo finire. 4 minuti dal nostro collegamento, 7 minuti di gioco, ancora 0-0. Gabriele, una tua prima impressione? La mia prima impressione è che le squadre appaiono ben disposte in campo, ancora presto per fare delle valutazioni efficaci, però c'è già stata un'occasione da entrambe le parti. Attenzione a Bonfiglio, recupera un pallone importante, il numero 19 del Palermo, e la palla finisce fuori, adesso si incarica la battuta a Lofaso, Simone Lofaso, anzi la lascia alla compagna di squadra, si tratta del numero 14, Pezzella. 10 minuti di gioco, ancora il Palermo in avanti sull'out di sinistra, un tiro rientrale, poi la sfera finisce fuori, ci ha provato Gabriele il numero 19 della formazione rosanera, si tratta di Bonfiglio, il vice capitano, la sfera è finita al lato, conclusione velleitaria, però ha fatto bene a provarci perché da questi tiri da fuori si può sempre provare a spiccare il volo. Vai. Bonfiglio è un ragazzo che ha numeri,
l'individualità tecnica è importante, tra l'altro anche un ragazzo nel giro dell'under 17 italiano e con merito, visto che anche quest'oggi sta facendo valere le sue qualità. Attenzione Mazzone, la sfera sulla fascia sinistra, ancora la regina Mangiola non viene servito bene, fa un ottimo intervento qui a centrocampo, ancora il Palermo, azione offensiva per la formazione del rosanero, sull'otto di destra c'è il numero 17 Paolo Grillo, su di lui due uomini, Grillo riesce a sgattaiorare, mette in mezzo e qui c'è un'occasionissima per il Palermo con il numero 18, il capitano Rosario Costantino in tuffo, ha provato ma la sfera è finita sul fondo, un'occasione per parte, due tiri fuori Gabriele, un bel match finora. Eh sì, la palla è andata fuori di poco perché c'era la posizione, c'era la potenza al colpo di testa, però insomma il pallone è andato fuori. Si incarica della battuta del goal kick, della rimessa dal fondo, il numero 12 della regina, ovviamente si tratta del portiere regino Paolo Pellegrino, il pallone finisce in out, rimessa laterale per la formazione calabrese, si incarica della battuta il solito Sonti, cerca un compagno libero, si avvicina a lui, poi la sfera viene messa fuori. Tanto spera l'ha messa fuori in acrobazia. Sì, quindi... da Pezzella l'ha messa fuori, ancora sul lato di destra, le nostre parti si continua a giocare, ancora la regina davanti. Ancora Giussi, prova lui a dar fastidio alla difesa avversaria. Fino che deprende un po' le misure, soprattutto davanti. Fuori gioco di Ador Giussi, Giussi è uno dei giocatori più interessanti. L'altro ieri nel match contro la formazione finlandese dell'FC Onk, è stato lui il match winner, ha messo dentro il gol del 2-0, quel match è finito 2-1. Tre punti pesanti che hanno fatto sì che la regina arrivasse anche quest'oggi in finale. Si gioca sull'out di sinistra dove c'è il numero 14 del Palermo, ovvero Antonino Tramonte, perde la sfera, avanza ancora alla formazione rosanero e qui c'è un calcio di punizione, inutile il recupero da parte del capitano Mazzone, calcio di punizione dal centrocampo per la formazione rosanero. Tuo giudizio sul match, sulla partita di Siciliani e Calabrese? Il mio giudizio è quello di un'ottima partita fino adesso, per quello che abbiamo visto finora. Ti interrompo Gabriele perché qui c'è un'azione offensiva molto interessante, ci ha provato Alessandro Calafiore ma la palla è finita sul fondo. Allora, rimessa laterale ancora per il Palermo che sta attaccando in maniera veramente ficcante la formazione rosanero, numero 14 avanza lui sull'out e poi qua il diritto di gara fischia un fallo. Ador Giussi cade a terra ma il direttore di gara dice che si può continuare, il controllo di Mazzone, deficitario, recupera il capitano del Palermo, Rosario Costantino e qui c'è un brutto intervento, ma il direttore di gara dice che si può continuare, Sonti recupera la sfera, ancora Mazzone, si deve il capitano del Palermo e qui il direttore di gara ha deciso di fischiare il fallo a centrocampo, messo negli ultimi secondi, si è fatto un po' più rude e massimo Gabriele. Sì, a centrocampo abbiamo visto tanti contrasti, però ci sta comunque nell'agonismo, la partita è abbastanza sentita, comunque sì, le due squadre si giocano un trofeo. Chiamato in causa anche il difensore centrale, Marius Dragici, che fa partire l'azione offensiva della regina, attenzione il Palermo recupera qui la sfera con il numero 4 Maddaloni e poi c'è una rimessa laterale per la regina, ancora 0-0 con 2 minuti sono 12 sul cronometro, avanza ancora la formazione calabrese, in qualche modo c'è Mangiola che prova a gestire la sfera, la mette in avanti ma non c'è nessuno, preda facile la difesa rosanero, viene chiamato in causa il portiere del Palermo, in qualche modo il suo rinvio non è decisivo, poi ci pensa il difensore allontana la sfera e si riparte dall'out di destra, Gabriele, un rischio qui per il numero 1. Un rischio, infatti insomma c'è stato un richiamo dalla panchina, queste sono delle leziosità che a volte si pagano, sì, a caro prezzo. Leziosismi che devono evitarsi, intanto il gioco è ancora fermo, il risultato di 0-0, ricordiamo quando i minuti sono 12 sul cronometro, vedremo quanti minuti ci saranno di recupero, finora soltanto un calcio di punizione è stato fischiato, un match molto gradevole e godevole per gli spettatori che sono qui sugli sfalti. Allora, Palermo gestisce la sfera fin dalla propria area difensiva, avanza ancora il centrale difensivo rosanero, prova con il sinistro un lancio in avanti per il numero 10, ma qui c'è un ottimo intervento, poi il direttore di gara fischia fallo, quindi caduto a terra il numero 10 Gabriele, si tratta del solito Simone Lofaso, che ne pensi? Qui l'arbitro richiama il giocatore della regina a un gioco meno rude, il giocatore di ragazzo è rimasto a terra, è entrato lo staff sanitario. Se devo darti la mia opinione non mi sembra un intervento più di tanto rude, però il giocatore intanto è rimasto a terra, sì. Pure mediche, i sanitari sono entrati in campo,
e quindi il gioco si ferma, e quindi cronometro virtualmente bloccato da parte del direttore di gara, e poi conteggerà tutto in fase di recupero. Ricordiamo che al torneo Etna Sud le squadre, la formazione degli allievi, giocano soltanto 30 minuti per tempo, quindi al 30° ci sarà il fischio finale del primo tempo e poi si riprenderà per gli altri 30 minuti. In caso di parità ovviamente ci saranno poi i calci di rigore a decidere il match, e intanto si riprende con le fasi di gioco, dove c'è Sonti sull'out di destra, il passaggio al centro per il capitano Massone, ancora lui, passaggio dentro per Chiusi, il giocatore di origine albanese, prova il fraseggio col compagno, ma fa un ottimo intervento il numero 16 del Palermo, Giorgio Pane. Riparte ancora la formazione siciliana, prova lo scambio con un compagno, qui ancora la palla in gioco, attenzione sull'out di destra, il cross dentro e qui non arriva nessuno, ancora il capitano della formazione palermitana, prova a tenere il pallone in gioco e non ci riesce. Rimessa laterale per la Regina quando i minuti sono 14 sul cronometro. Siamo arrivati a metà primo tempo, ancora risultato fermo sullo 0-0. Eh sì, qui il Palermo aveva una buona opportunità per andare in area di rigore, intanto qui l'arbitro sta lasciando, alla fine ha voluto fischiare il direttore di gara, dunque ci sarà un calcio di punizione. Vediamo quale sarà la disposizione del Palermo in questo calcio piazzato. Non so se sei d'accordo con me, finora Francesco Bonfiglio, il vice capitano del Palermo, è tra i giocatori più attivi fino a questo momento, ha cercato una serie di dribbling, ha guadagnato una serie di calci di punizione ad ottima posizione, ha provato anche il tiro in porta, e poi dobbiamo dire, per dovere di cronaca, il tecnico della Regina in questo momento, Geretto, sta dando delle indicazioni ai propri giocatori. Allora vedremo chi calcerà, si prende il pallone con decisione Simone Lofaso, due giocatori in barriera per il portiere della Regina, si tratta di portiere della Regina, scusate, Pellegrino, pronto a battere la punizione. Fallo Faso, il tiro, la sfera sbatte sulla schiena del numero 21, si tratta di Lorenzo Zocchi e si ricomincia da dietro. Poi il capitano Rosanero recupera un pallone importante, Gabriele, perché la Regina sennò poteva partire in contropiede. Sì, qui ottimo lavoro in copertura, il capitano del Palermo sta facendo bene le due fasi, si propone molto bene avanti, però nell'occasione è tornato indietro per coprire la posizione. Formazioni molto compatte fino a questo momento, due buone difese, non so se tu sei d'accordo con me, Gabriele. Sì, le difese si stanno comportando abbastanza bene, diciamo di occasioni clamorose non se ne sono viste, anche perché sì, i due portieri e gli assetti difensivi stanno facendo buona guardia. Riparte la Regina, ottimo intervento qui sull'out di destra del Palermo, qui c'è un intervento irregolare, l'arbitro fischia un calcio di punizione, ha cominciato a usare il fischietto il direttore di gara con regolarità per evitare che si accendano gli animi. Intanto non so se hai visto, c'è stata una scaramuccia al centro campo tra due giocatori, però tutto è stato risolto, si riparte ancora dal centro del campo con il Palermo in avanti, ancora si prova lo scambio qui al centro, quella del capitano Rosanero, la sfera verso Bonfiglio. Bonfiglio prova a superare due uomini, tre su di lui, sfera sulla sinistra dove c'è Pezzella. Pezzella rientra su sinistra, il suo cross, qui non la prende la difesa del Palermo. Attenzione, il tiro e la sfera finisce alta, supera la tribuna e finisce fuori, supera le barriere e finisce fuori. Ci ha provato Simone Lofaso, un buon tentativo, Gabriele, forse è andato troppo la sfera, deve tenerla più bassa, che ne pensi? Sì, devo cercare di tenere la sfera più bassa perché era ben indirizzata sotto l'incrocio alla sinistra del portiere, però il pallone è terminato alto sopra la traversa. 17 minuti di gioco, risultato ancora 0-0. Giuseppe Scurto, l'allenatore della formazione siciliana, è abbastanza tranquillo, sta dando le indicazioni sue, invece Geretto è inviperito per gli errori difensivi dei propri giocatori. Qui c'è un rinvio che non è, diciamo, uno dei migliori, Gabriele. E ancora Palermo in avanti, però capitano Mazzone riesce a far girare la sfera, la serve al suo compagno di squadra, si tratta di Scalone che poi effettua un rinvio lungo a cercare la torre in avanti, però è troppo isolato il giocatore della Regina e riparte ancora la formazione rosa-nero. Intanto un Geretto, come dici tu giustamente, è impallito perché a centrocampo non riesce a fare filtro il centrocampo della Regina, dunque c'è pressione, lo stiamo vedendo come il Palermo sta mettendo sotto pressione gli avversari. Si fa sentire anche il tecnico del Palermo, ex giocatore della Roma, Scurto, che chiede ai suoi giocatori più compattezza in fase offensiva. Ancora la Regina con la Mazzone, vedrà questa sfera. Sonti riesce a mettere una palla dentro, ma l'arbitro fisca offside, ottima occasione questa per Lorenzo Zocchi, però il direttore di gara ha detto che era più avanti degli altri. Sì, l'arbitro ha fermato tutto, c'è stata un'ottima azione qui ben orchestrata da parte della Regina. Regina che si è fatta vedere più spesso sicuramente dalle parti del portiere del Palermo, finora davvero poco.
quello che ha combinato la squadra, la formazione calabrese in avanti. Ancora Palermo in avanti, Gabriele, e qui c'è una rimessa laterale per la formazione palermitana, ha guadagnato un calcio di punizione Cristiano Adelfio, un fallo laterale, Cristiano Adelfio si incarica della battuta, il numero 13 Alessandro Cusimano, lunga gittata anche per lui, la sfera viene messa dentro, la controlla un compagno ma non riesce poi a essere piccante, riparte ancora il Palermo, in qualche modo ancora su lui, sempre il capitano faro del centrocampo rosanero, il capitano è il Francesco Flauto, ancora lui, qui c'è uno scambio con Bonfiglio e poi la sfera finisce fuori, attenzione ancora ad Urgiusi, riesce a fare l'ottima guardia il difensore però poi non riesce a tenere la palla in campo, Gabriele deve stare attento al difesa del Palermo in contropiede. Io tutto perché sulle corsie laterali la regina sta riuscendo a proporsi bene rispetto alla zona centrale del campo, quindi dobbiamo prestare attenzione a tutto in fase di partenza a coprire bene le due zone laterali. Guadagna un calcio d'angolo la regina, la rimessa è stata deviata in corner da un difensore del Palermo, vedremo Gabriele, queste occasioni sono sempre molto utili perché si può spesso sbloccare il match, lo faremo vedere. Sì, di solito partite del genere possono essere sbloccate proprio da occasioni come queste, da un calcio piazzato, un calcio d'angolo, una panchettona. Attenzione De Napoli, la mette dentro, il colpo di testa di Ador Giucci e viene bloccata la sfera dal portiere del Palermo, Giorgio Pane ha fatto suo il pallone e riparte ancora la formazione siciliana sull'out di sinistra con il compagno, la sfera finisce fuori. Ancora Giucci, non è uscito però, sì, intanto Mazzone, ancora lui, Steve Giucci, il giocatore di Gino Albanese, sfera dietro al Cossonti, qui il controllo deficitario, ancora Palermo in avanti con Bonfiglio, ottima guardia Sonti, poi la sfera viene messa dentro e poi in qualche modo riesce a mettere una pezza il numero 14, Antonino Tramonte, come hai detto tu oggi un gol molto importante il suo nella semifinale con il Catania che ha fatto sì che la squadra andasse ai rigori e poi in testa il match. Calcio di punizione fischiato proprio sotto la nostra postazione, ricordiamo che mancano 10 minuti al termine della prima frazione di gioco, risultando ancora di 0-0, Gabriele che messo è stato finora, te lo vado chiedendo ogni tanto perché le cose come sappiamo cambiano repentinamente, vai. Cambiano repentinamente, i ritmi si sono alzati rispetto alle primissime battute di gioco, 10 minuti secondo me il match può ancora crescere, può ancora dare qualcosa. Qua ci sono giocatori che possono esprimere molto equilibrato, Gabriele. Intanto adesso c'è Zocchi in avanti, ancora Zocchi riesce a fermarlo il numero 15 del Palermo, Maniscalchi, il pallone viene messo fuori, ancora sull'out di destra Maniscalchi, la sfera per Pane, ancora lui se la vede con due uomini, scusate Martorano, Pane il portiere, c'è stato un errore qui nella distinta, allora si riparte dal centro, ancora Martorana, vedo sull'out di sinistra un compagno libero, invece però serve prima il numero 8, ovvero Lofaso. Lofaso serve Tramonte, ancora Tramonte, serve con due uomini, due avversari, supera Sonti, supera anche l'altro, ancora Bonfiglio dentro, il pallone messo dentro del Palermo, passa in vantaggio, 1-0 per la formazione rosanero, a mettere il pallone in mezzo, in rete, è stato il numero 17, Cristiano Adelfio, 1-0 Gabriele, che te ne parli? A me è parsa un'ottima azione, come al solito c'è stata una bella discesa sulla fascia sinistra, poi Bonfiglio insomma ha fatto il resto. Paolo Grillo, scusate, c'è stato un errore nelle distinte che ci sono arrivate, hanno invertito la data di nascita con il numero di maglia, quindi è stato Paolo Grillo a mettere in rete il pallone, risultato di 1-0 per il Palermo. Eh sì, qui Grillo è stato molto concreto, perché l'azione è stata brevissima, dobbiamo dirlo, e poi Grillo insomma, è stato concreto, mette il pallone a portare il Palermo in vantaggio. Eh sì, Gabriele, risultato ancora di 1-0 quando mancano 7 minuti al termine del primo tempo, il Palermo ha sbloccato la partita, il risultato possiamo dire giusto, per quello che abbiamo visto finora. Sì, per quello che abbiamo visto il risultato è giusto, perché il Palermo ha fatto qualcosina in più in attacco rispetto alla regina. Bisogna dirlo, adesso la regina dovrà un po' invertire la rotta. Attenzione Gabriele, ancora Bonfiglio in aria, prova la conclusione, ma viene respinta la difesa calabrese, ancora il capitano prova a ripartire dalla fascia sinistra, troppi spazi per il Palermo, dovrebbe essere più compatta la formazione ospite, attenzione il tiro e la palla viene fuori, ospite nel senso calabrese ovviamente, quindi tra virgolette in casa potremmo dire c'è il Palermo in questo caso, visto che si tratta di una formazione siciliana, allora subito il rinvio, si riparte da dietro con il numero 6 della regina, si tratta di Marius Draghici, un baluardo della difesa, in questo caso sbaglia il passaggio, ma del resto sappiamo che le sue qualità Gabriele sono ben altre, non quelle di impostare, ma un difensore rossoso. Sì, infatti,
difensore sì che è roccioso, ha detto tu giustamente, non è compito suo quello di impostare l'azione, bensì è vero che c'è qualche problema a centrocampo, come ho sottolineato poco fa, ancora questi problemi mi sembra che persistano. Attenzione, quindi si rischia la scaramuzza al centrocampo, interviene il direttore di gara a far sì che tutto riprenda in maniera regolare, i minuti di gioco sono 23, il risultato ricordiamo è sempre 1-0, messo il pallone in rete il Palermo con un'ottima azione di Bonfiglio che ha fatto sì veramente che poi il compagno lo mettesse in saccasse in rete. Intanto qui Bonfiglio, uno dei migliori in campo, il migliore in campo, direi Gabriele, cambia lato, e qui però ancora la regina non riesce a mettere freno all'offensiva del rosanero e poi guadagna un calcio d'angolo Gabriele il Palermo con il numero 17 Paolo Grillo, l'autore del gol. Complimenti a lui, ma brevissimo Bonfiglio. Sì, complimenti a Grillo e Padona, soprattutto a Bonfiglio per l'azione, perché insomma, c'è stata questa discesa sulla fascia, è stata molto bella, apprezzabile, anche qui il pubblico mi sembra che ha apprezzato questa azione. E sì, tanti applausi dal pubblico anche neutrale che è presente quest'oggi, sì. Perché ricordiamolo, ci sono anche tanti tifosi di altre squadre, il cross in mezzo, intanto Gabriele non esce il portiere e non riesce a colpire nessuno. Qui c'è per Ador Giussi l'opportunità di ripartire in contropiede, però la sfera finisce in out e quindi rimessa laterale per la formazione rosanera. La regina Gabriele non sta riuscendo a risalire la china per i problemi tattici che abbiamo sottolineato più volte nel corso di questo primo tempo, sempre insomma invertire la rossa, però anche è vero che Ancora Bonfiglio, qui è veramente straordinario l'intervento del numero 13 della regina, Antonio Lucisano. Dicevi Gabriele? Sì, stavolta Lucisano è riuscito a fermare Bonfiglio. Dicevo che è anche vero che le gare attenzione, sono sì. La conclusione Gabriele di Pezzella con il suo sinistro, la sfera è finita oltre le barriere. Una conclusione velleitaria, però ovviamente anche da questa conclusione magari si può raddoppiare e cambiare il match. Prego, segui la tua analisi. Chiudiamo dicendo che le gare spalmate su 3 giorni può aumentare anche un po' di stanchezza. È stata questa una stagione lunga, bisogna dirlo. La regina anche se ha concluso al terzo ultimo posto, però ha speso molte energie. Soprattutto sì. La seconda parte di stagione con l'arrivo di mister Geretto. Eh sì, Gabriele, ricordiamo che il Palermo adesso partirà per la Final Eight del campionato di nazionale. Non so se potevi spendere 2 parole su questo argomento. Questa per il Palermo era una tappa di avvicinamento, poi magari lo chiederemo anche a mister Scurto nel dopo gara, in vista delle Final Eight che si giocheranno a Chianciano Terme. Sì, la sfera viene messa dentro, Gabriele, qui riparte la regina con Sonti, però non riescono a tenere la sfera alta, il Palermo recupera ancora con il numero 14 Pezzella, ancora lui prova lo scambio con il capitano, ma c'è un ottimo intervento qui Giussi, un gioco di gambe straordinario da parte del numero 11 della regina, guadagna qui un calcio di qualità al centrocampo, un'occasione per ripartire, che ne pensi? Sì, questo è quello che dovrebbe fare la regina, ecco, mettere la possibilità di andare all'uno contro uno sulla fascia, di far salire il compagno, insomma, questo è quello, il lavoro che dovrebbe fare la regina per poter proporsi più frequentemente in area di rigore avversario. La sfera è messa dentro da Mazzone, sull'alto di destra, ancora la regina prova a sfondare con Sonti che però è fredda facile da Ricky Pezzella, riparte ancora Pezzella, l'esterno sinistro, il terzino sinistro del Palermo, viene bloccato qui, commette fallo sull'avversario e qui si rischia... Entra anche il tecnico del Palermo per serrare gli animi. Sì, insomma, gli animi si sono un po' riscaldati in questi minuti. Vediamo l'intervento del direttore di gara, è stato probabile che venga sventolato un cartellino giallo per entrambi, vedremo almeno giallo Gabriele in questo caso. Sì, penso, insomma, per quello che è successo, forse un giallo, vedremo un po' quale sarà la decisione da parte del direttore di gara. Vediamo se tutto si concluderà con una stretta di mano, se è giallo, no, non si stringono la mano, vabbè, fa parte anche di questo l'agonismo Gabriele. Eh sì, insomma, come ho detto, c'è in palio un trofeo, quindi giustamente gli animi si accendono perché insomma, questi ragazzi ci tengono a chiudere bene questa manifestazione. Eh sì Gabriele, ancora ricordiamo 27 minuti, mancano 3 minuti al termine del primo tempo, poi ci sarà probabilmente un sostanzioso recupero in virtù di questa ammonizione e anche del precedente infortunio del giocatore del Palermo. E vedremo insomma quello che farà il recupero, farà 2 minuti. Pezzella mette la sfera fuori, non riesce a tenerla in campo Bonfiglio. Adesso la regina vedersi dalle parti del partito del Palermo, un po' cosa... succederà. Gabriele, ancora il Palermo con il capitano Rosario Costantino. Portala, punta la rossa! Cambia lato verso la fascia destra, c'è una voragine di spazio per il Palermo che avanza ancora con il numero 18, ancora lui. Ora. La sfera è messa dentro e poi non riesce a controllarla il numero 10 della formazione
allenata da Giuseppe Scurto, e riparte in contropiede la Regina. Troppo isolata la punta centrale della formazione calabrese, Gabriele, forse bisognerebbe cambiare qualcosa anche a livello tattico, che ne pensi? Sì, forse anche un cambio di modulo, proponendo un modulo, un sistema più equilibrato, potrebbe facilitare il compito dei giocatori della Regina. Perché ci vorrebbe forse più sostegno per l'unica punta, si tratta del numero 21, Lorenzo Zocchi, classe 97, quindi 17 anni per lui. Sull'off di destra ancora il Palermo, in avanti lo scambio qui tra Bonfiglio e un compagno di squadra, poi non riescono qui i giocatori della Regina a togliere la stella, tocano adesso. Ancora però il Palermo ha recuperato la palla, troppo lungo il passaggio qui, e qui in qualche modo riesce a mettere una pezza Marius Dragici. Io vedo molta frenesia su come gestire il possesso palla da parte della Regina. Ecco, guarda come il pallone viene perso sulla tre quarti campo. Ancora Grillo, l'autore del gol, punta dell'avversario, la mette dentro, scivola il portiere, poi colpisce la traversa, la parte esterna della traversa, il numero 18, Rosario Costantino, capitano del Palermo. Una buona prestazione anche per Costantino, autentico leader in campo e faro del centrocampo della formazione siciliana. È un giocatore, come dicevo poco fa, che si propone bene su entrambe le fasi. Poco fa è andato a difendere, è andato a coprire sulla fascia, poi si propone molto bene in avanti, che anche ha avuto la possibilità di segnare. Va in rinvio con il suo sinistro il portiere della Regina, Paolo Pellegrino. Ricordiamo che nel match d'esordio contro l'FC Onga ha giocato invece Salvatore Colombo, il tecnico Geretto li ha alternati così da farli giocare entrambi, perché Geretto è stata una stagione lunga e logorante, quindi è giusto che trovino tutti spazio. Che ne pensi, Gabriele? Sì, sono d'accordo con questa tua disamina. C'è anche da dire che stanno giocando molti 98, perché in campionato sono visti di più i 97, insomma i ragazzi che poi andranno magari a fare qualche presenza in primavera, qualcuno già l'ha fatto. Eh sì, tu che segui per GolSicilia.it il campionato primavera, mi hai detto che più giocatori della Regina sono scesi in campo anche a Catania, contro la primavera della Catania a Torre del Grifo. Sì, insomma, per quello che ho visto una buona squadra, sì, ho visto delle individualità importanti e dei giocatori che sicuramente faranno parte della prima squadra della stagione a venire. Si incarica Gabriele della battuta Pezzella, prova lo scambio col compagno, non gli serve la sfera, ancora Bonfiglio prova a recuperare il pallone e qui rischia il fallo. Pezzella è già stato ammonito e quindi deve stare attento. Deve stare attento a non lasciare i suoi 10. La Regina non sta giocando bene, sembra fuori di tutto. E chiudere la partita in inferiorità numerica sarebbe un contraccolpo. Un po' di timore per la formazione calabrese, probabilmente. Dirò, Gabriele, io ho assistito, ho commentato per il nostro calcio.it anche il match iniziale, quello contro l'FC Onca, il match d'esordio. C'era più consapevolezza, più tranquillità da parte della formazione calabrese. Oggi invece un po' di paura sta impedendo ai ragazzi di Geretto di far loro il match. Attenzione intanto con il Palermo, qui c'è Bonfiglio a tu per tu col portiere, ma c'è un offside fischiato dal direttore di gara, Gabriele. Perché è un paradosso, comunque il Palermo stamattina ha tirato la sua partita, sta spuntata dal dischetto, mentre insomma la Regina, che ha avuto meglio in rimonta sulla squadra FGC di Catania, ha giocato soltanto i tempi regolamentari. Recupera qui palla a centrocampo il numero 16 del Palermo, Giorgio Pane, viene fermato. Riparte ancora sulla sinistra la Regina con Nicola Lombardo, il pallone termina in fallo laterale. Allora, 31 minuti di gioco, siamo nel primo minuto di recupero, probabilmente Gabriele si proseguirà fino al 33esimo, per capirci. Eh sì, le prospettive sono quelle, io credo che 2 minuti di extra time ci stanno tutti per quello che è successo, c'è stato un numero materno, anche qualche scaramuccia abbiamo visto, ci sono stati 2 ammoniti, uno per parte. Tutto si è risolto per il meglio, questo bisogna aggiungere. La sfera finisce tra le braccia di Alessandro Di Franco, il portiere della formazione palermitana, e poi si passa a sinistra. Una sfera messa avanti, palla lunga e pedalare in questi ultimi secondi per il Palermo, si cerca di mandare via la palla più lontano possibile dalla propria area di rigore. Qui c'è un'ottima giocata di gambe di Lofaso, numero 10, serve il compagno e finisce la partita. Non sono d'accordo i giocatori del Palermo, perché il direttore di gara ha fischiato quando c'era un'azione offensiva in corso. L'arbitro sta spiegando che è già dato 3 minuti di recupero, quindi più di così non può far continuare. Allora noi adesso ci fermiamo per un breve stacco, poi torniamo per la seconda frazione di gioco. Gioco di Regina Palermo,
1-0 per il rosanero dopo il primo tempo. Gabriele, una sostituzione per parte nei primi 45 minuti, l'half time tra il primo e il secondo tempo. Adesso sta per entrare un nuovo giocatore per la Regina, si tratta del numero 20, Giuseppe Marotta, classe 98. Vedremo chi uscirà. Il team manager mostra il numero 13, quindi si tratta di Antonio Lucisano. Gabriele, l'altro cambio che era venuto tra il primo e il secondo tempo è quello del numero 10 fuori, Mangiola, ed è entrato Benito Cataldi, un giocatore molto duttile, soprattutto utile sulla fascia destra. Attenzione, per quanto riguarda il Palermo, è entrato invece, è uscito Pezzella, Gabriele, un ottimo terzino sinistro, però troppo nervoso, si era beccato un giallo nel fine primo tempo, al suo posto è entrato Antonino Cascione con la maglia numero 11. Allora si riparte sull'auto di destra con il Palermo, con la maglia numero 13, avanza lui, serve l'autore del gol, che prova sulla fascia destra a mettere il pallone dentro, però non riescono a far niente, il pallone finisce fuori senza colpo ferire. Gabriele. Sì, c'è stata qui un'ottima chiusura da parte del terzino sinistro della Regina. Regina che in questo secondo tempo ha iniziato bene, dobbiamo dire, si è proposta meglio in avanti. Presente Regina deve, sotto di un gol, deve provare a pareggiare i conti con gli avversari. L'invio del portiere Pellegrino. Il mio corto adesso invece si rifà e manda via la palla in avanti. Il colpo di testa qui del capitano Costantino del Palermo recupera la sfera alla Regina. Il Palermo sta facendo un gioco di contenimento, Gabriele, non so se sei d'accordo con me. Scusa, il Palermo invece, la Regina sta provando a trovare la via del gol con Aldor Ghiucci sull'out di destra. Luca Mancino può rientrare sulla sinistra e provare la conclusione in porta, invece in questo caso è stato messo a terra. Batte subito Ghiucci, la palla per il neo entrato Marotta, la sfera viene messa dentro, occasionissima qui per Zocchi, e il pallone però è terminato fuori. Ha fatto un ottimo movimento Gabriele, da attaccante navigato, però non è riuscito a trovare lo spazio per concludere in porta. Movimento molto apprezzabile questo da parte di Zocchi, però poi non è riuscito a trovare la via della porta. Spalla alla porta, il movimento è stato bello, però l'azione si è conclusa con nulla di fatto. Si muovono male gli attaccanti del Palermo, recupera la sfera Regina, poi però il numero 14, ovvero Scalone, la perde a centrocampo, quella recupera, ancora Regina col possesso della palla. Adesso ancora Cataldi, è entrato nel secondo tempo, ricordiamo al posto di Mangiola, riesce a servire un altro rientrato, Marotta, e poi la sfera finisce fuori, vediamo se il direttore di gara indica rimessa al fondo, sì, proprio così. 7 minuti di gioco, ancora 1-0 per il Palermo in virtù del gol messo a segno da Paolo Grillo nel primo tempo. Sì, adesso la Regina, come detto, si sta prendendo bene, c'è un buon giro palla, il Palermo sta contenendo gli avversari, probabilmente si affiderà ad azioni di rimessa, di contropiede per colpire. Intanto il Palermo subito dopo il gol del 1-0 ha avuto delle occasioni per chiudere la gara già nel primo tempo, ci sono state almeno due palle gol nitide, però le azioni si erano concluse con un nulla di fatto. Ancora il Palermo in avanti, Gabriele, la formazione con Eugenio Dalia, ancora Dalia, la palla sulla destra, troppo lunga per il suo compagno Paolo Grillo, l'autore, ricordiamo ancora una volta, del gol che finora sta decidendo la finale del primo torneo internazionale Etna Sud. Ancora Palermo che recupera la sfera con il numero 4, Shakiri Tappa. La sfera viene messa dentro e poi ancora il capitano Costantino, ben strutturato fisicamente, recupera la sfera e poi c'è un'ottima sfera recuperata da Cataldi. Avanza ancora il Palermo. Rispetto a qualche suo compagno di squadra, c'è una struttura fisica importante. Bonfiglio intanto si diverte sull'auto di sinistra, si diverte a seminare i giocatori avversari, poi serve la sfera dietro. La controlla il numero 4 del Palermo, ovvero Shakiri Tafa, giocatore di origine araba. Ancora la sfera messa dentro, qui non riesce a essere ficcante l'attacco del Palermo e farsi trovare pronto. Riparte ancora la formazione calabrese, non riesce a stoppare la sfera. Qui il numero 11 della Regina e poi la formazione calabrese adesso in qualche modo riesce a recuperare la sfera, ma è difficile veramente iniziare un'azione. Le due squadre perdono sempre palla a centrocampo, Gabriele, non so se stai notando anche tu. Sì, non c'è molta precisione nei passaggi, tanti errori in disimpegno. Diciamo che questi ragazzi dovrebbero evitare questi tipi di disattenzione. Attenzione Gabriele, occasionissima qui per Bonfiglio, viene fermato in qualche modo ma da Sonti e poi il fischio dell'arbitro. Abbiamo notato Gabriele l'altro ieri come Sonti sia un ottimo difensore, un ottimo terzino, soprattutto in fase di contenimento, forse pecca un po' in fase di spinta. Tu sei notato anche tu questa situazione? Sì, Sonti è un ragazzo che sa difendere bene il pallone, sa proteggere bene la sfera col corpo. Certo dovrebbe migliorare un po' per quanto riguarda la fase di spinta, però per un difensore già imparare a difendere bene è un passo avanti importante. E si è dato il rinvio del portiere, la sfera in avanti, non riesce a controllare il difensore, è più alto di lui Zumbo, ancora
Giussi in avanti viene fermato, peccato perché poteva essere un'ottima occasione per lui, la sfera era sul suo sinistro e poi invece non è riuscito a concludere in rete, risultato ancora di 1-0 per il Palermo, ancora la regina in avanti. Forse Gabriele, il Palermo dovrebbe cercare di attaccare un po' di più, perché se si chiude in difesa poi il gol prima o poi si subisce, diciamo la verità. Sì, è un po' quella legge del calcio, no? Tu ti chiudi e poi prima o poi l'avversario il gol te lo fa in un modo o nell'altro. Non deve essere questo atteggiamento, penso che anche il tecnico Giuseppe Scurto è consapevole. Ottima qui l'apertura di Sonti verso il compagno, poi in effetti è troppo lunga e Marotta non riesce a tenerla dentro. Il risultato, ricordiamolo, di 1-0 per il Palermo, quando i minuti sono 10 in questa seconda frazione, mancano 20 minuti al termine della partita, ultime chance, 20 minuti per la regina per rimettersi in carreggiata, se no il trofeo andrà al Palermo. Allora, si gioca a centrocampo, Gabriele Costantino qui pecca colpendo la palla di testa male, spizzando la mano, ancora Ador Giussi, la sfera messa dietro, ancora la regina in avanti con il numero 17 di Napoli, ancora di Napoli, supera un uomo, poi viene fermato dal secondo, chiede il fallo, rimane a terra, ma il direttore di gara dice di continuare. Ancora Palermo in avanti e poi Paolo Grillo, l'autore del gol del vantaggio rosanero, mette la sfera in out e quindi si ferma ancora una volta il cronometro, è successo più volte nel primo tempo, adesso succede anche nella ripresa. C'è una breve interruzione, se ne approfitta anche per sistemare qualcosa sul piano tattico, dire che ci sono stati dei progressi da parte della regina rispetto al primo tempo. Fair play, intanto la sfera viene ovviamente restituita alla Palermo, avanza ancora la formazione rosanera con il portiere, lancia in avanti, il controllo non è ottimo, è deficitario da parte del capitano Costantino, ancora la formazione calabrese in avanti, qui c'è un intervento deciso ai danni del numero 7 Benito Canaldi, ancora la regina riesce a recuperare la sfera, perde la sfera, scusate, in questo caso si riparte da dietro, il Palermo solito, lancio lungo, vediamo se Grillo riesce a controllare, no, troppo lungo. Gabriele, si gioca veramente poco a calcio in questa seconda frazione. Sì, si gioca con palla lunga, ecco questo, e questi contrasti di gioco ci stanno comunque, no? Nell'agonismo di una finale. Quello il Palermo in avanti con la solita palla lunga, Gabriele. E qui finisce in out, rimessa laterale ancora per il Palermo, ricordiamo 13 minuti sul cronometro, 1-0 per il rosanero in virtù del gol di Paolo Grillo nel primo tempo. Ancora sfera lanciata via Casaccio senza guardare. È preda facile del portiere della regina, il numero 12 Paolo Pellegrino. Gabriele. Sì, è proprio vero che non si stanno vedendo chissà quali trame di gioco, con questi palloni lanciati così un po' casaccio, come hai detto tu giustamente, che poche azioni degne di noi. Ancora in avanti la regina, Giussi, il suo controllo non è perfetto, intanto si riscalda il numero 9 del Palermo, è pronto ad entrare Vincenzo Flescia, attenzione, ancora in avanti il Palermo, con Grillo, il servizio in mezzo, quella sfera viene allontanata, ancora Costantino, poi controlla il pallone, scambia con un compagno accanto a lui, ancora Palermo in avanti, qui si riparte da dietro, Palermo guadagna qualche secondo sul cronometro e poi la sfera sull'out di sinistra, vediamo se riesce a superare Sodi, attenzione! Ancora Palermo in aria e viene fermato qui il numero 11 rosanero, un'ottima occasione questa per Flaco. La palla è finita fuori. Pronto, che ha giocato un'ottima finale, devo dire. Anche lui sugli scudi, come buon figlio del resto. È pronto a uscire lo Faso, mai il numero 10 per lui. Una buona prestazione, forse si aspettava un po' di più da parte sua, però il suo l'ha fatto, la sufficienza c'è, capito? Sì, sufficienza, anche sufficienza, diciamo. Ha giocato un'ottima partita. Sì, intanto c'è l'ennesimo calcio d'angolo del Palermo che batterà il solito Peperino, il numero 19, Buonfiglio, la sfera verrà messa dentro, tutti i saltatori in aria, compreso il capitano, la sfera viene messa dentro, nessuno riesce ad arrivare sul pallone, ancora Palermo in avanti però, e qui c'è un intervento che l'arbitro non sanziona, si continua a giocare Gabriele, il capitano Mazzone allontana la sfera, è rimasto l'uomo a terra, però si continua a giocare, ancora regina in avanti, contropiede, vediamo se riescono a essere pericolosi i calabresi, ancora in avanti con Mazzone, con Marotta, scusate, Marotta ha guadagnato un fallo laterale, fa salire i propri compagni. La panchina, la regia sta chiedendo di fermare il gioco perché è rimasto a terra il numero 6 Regino. E sì, ancora a terra Marius Dragici, ottima il suo campionato finale, il suo torneo. Etna Sud, delle ottime prestazioni fin dall'esordio, quello contro i finlandesi dell'FC Onca. Quest'oggi è tenuto a bada l'attacco palermitano e sta facendo anche oggi il suo, peccato per lui per l'occasione del gol, se lo sono lasciato sfuggire Grillo e lui è intaccato in rete. Il gol che sta valendo finora il risultato, la vittoria. È un giocatore interessante, è stato un perno quest'anno della regina nel corso della stagione.
messo a terra, si sta rialzando, può proseguire la sua partita, la sua finale. Ancora fermo quindi il cronometro per il direttore di gara, poi ci sarà anche un ampio recupero, probabilmente un recupero infiammato, Gabriele, se il risultato dovesse rimanere tale, e quindi si giocherà ovviamente con le unghie e con i denti fino alla fine, ovviamente speriamo ovviamente che non ci siano episodi di nervosismo come nel primo tempo. Allora, la sfera viene messa dentro verso Capitan Mazzone, lui il playmaker della Regina, ancora lui apre di piattone sull'out di destra verso Marotta, però la sfera è troppo lunga, fa ottima difesa il Palermo che guadagna una rimessa dal fondo. Gabriele, il Palermo sta facendo trascorrere il cronometro, sì, il cronometro, tempo prezioso questo, perché sta gestendo una situazione di vantaggio, anche se risicato, 1-0. È vero Gabriele, ancora il Palermo in fase di impostazione, gioca palla a terra, la formazione rosanera negli ultimi minuti, qui ancora si riparte da dietro, c'è il pressing di Ador Djuci, giocatore di origine albanese, molto, molto fastidioso per le difese avversarie, ancora Grillo, prova il servizio dentro, 2-2, attenzione, ancora Palermo in avanti, sull'out di destra, la sfera viene messa dentro in qualche modo, qui riesce ad allontanare la difesa, e poi Grillo, straordinario l'intervento dell'estremo difensore della Regina, bravissimo qui il portiere Alessandro Di Franco. Sì, ha fatto un ottimo intervento, qui non ha visto il pallone perché era coperto da due compagni, poi è riuscito a smanacciare, ad allontanare. Bravissimo Pellegrino qui sulla parata, attenzione, intanto c'è il cross, la sfera viene messa dentro, allontana la Regina, ancora in avanti il Palermo, e questo è un calcio di punizione dai 15 metri, Gabriele, una punizione che potrebbe essere veramente insidiosa se calciata in maniera da manuale. La soluzione che verrà adottata in occasione di questo calcio di punizione, ottima la posizione. Capite, soluzione di potenza oppure precisione? Un po' alla Cicciolodi. Non lo so, vedremo se punterà l'incrocio come farebbe Cicciolodi oppure proverà di potenza. Vediamo un po' quale sarà la soluzione. Vedo due giocatori sul pallone. Eh sì, c'è Bonfiglio, Gabriele, c'è Bonfiglio, si avvicina anche Grillo, chiede 4 uomini in barriera, il proprio portiere, si avvicina adesso anche il capitano, anzi sono 5 gli uomini in barriera, forse il secondo palo un po' scoperto, non so se tu hai la mia stessa impressione. Sì, il secondo palo non è ben coperto. Parte Bonfiglio proprio a cercare il secondo palo, ma la sfera finisce fuori, alta sopra la traversa, risultato ancora di 1-0, il Palermo ha avuto il match ball per chiudere la gara virtualmente, un 2-0 avrebbe probabilmente tagliato la gamba ai calabresi di Geretta. Sì, arrivati a questo punto sicuramente avrebbe chiuso qualsiasi possibilità di recupero, di rimonta per la Regina. Un altro cambio per la Regina, Gabriele, esce il numero 4 Mazzone, il capitano, dentro il numero 8 Tommaso Tedesco, che ha giocato regionale altre gare come quella con l'FC Onca, giocando un buon match. Entra lui per questi minuti finali, si gioca il tutto per tutto, il tecnico Geretto mette più qualità, più quantità nel tentativo di far proprio risultato e poi di andare ai calci di rigore. Intanto questo è l'ultimo cambio, dunque il Geretto che ha sprecato tutti i cambi, quindi si gioca il tutto per tutto col giocatore. Utilizzato tutti i cambi il tecnico veneto, il tecnico della Regina, classe 52, lui è allenato anche tra il 91 e il 94, lo ricordiamo, la prima squadra della Regina e poi anche esperienze in Serie B come quella del 94-95 alla Venezia, quindi un tecnico navigato di grande esperienza. Ancora in avanti il Palermo. Adesso il Palermo sta in questa fase, sta gestendo meglio la situazione. Eugenio Dalia non è riuscito a far suo il pallone, ha perso la sfera, ancora Dalia qui su Djuci. Viene fermato da 4 uomini del Palermo, qualcuno deve aiutarlo, ancora Djuci, un passo in più il giocatore albanese, la sfera viene messa dentro, vediamo se Marotta riesce ad arrivare sulla sfera, invece no, è ottimo l'intervento del numero 11 rosanero, si tratta del solito Flauto. C'è stato un ottimo intervento qui, il Palermo che sta gestendo bene il possesso del pallone, qui c'è una cottura. Si riparte con Grillo, Gabriele, sull'out di destra, 3-3, vediamo se il Palermo riesce a sfruttare questa occasione, e qui viene messo a terra dalla Regina, dal giocatore Lingola Lombardo, il terzino sinistro rosanero. Devo dirti che l'ho visto meglio in altre occasioni, quest'oggi Lombardo non ha fatto un match alla sua altezza. No, una giocata all'altezza di quelle che sono le sue possibilità, però nel complesso insomma la sua squadra si è comportata bene. È vero che i giocatori presenti in campo oggi sono giovani, però ovviamente la stanchezza si fa sentire anche per loro, tante partite in 3 giorni, il Palermo e la Regina hanno giocato anche questa mattina, il capitano Costantino in questo momento si trova a terra, crampi per lui, ma nulla di grave, sicuramente riuscirà a recuperare in questo secondo tempo, infatti l'abbiamo visto, se ci hai fatto caso, un po' più spento rispetto alla prima frazione di gioco, vedremo se riuscirà a proseguire, si è rialzato, l'intervento dei sanitari è stato ovviamente
azzeccato, perché fanno sì che il giocatore possa riprendere. Però intanto il Palermo è in 10 momentaneamente, perché il giocatore, in attesa di poter recuperare tutto, esce momentaneamente dal campo. Ci sono tre giocatori nella panchina rosanero che si riscaldano, stanno bevendo un po' d'acqua, probabilmente entreranno nella fase finale per difendere il risultato. Ricordiamo che siamo a 20 minuti, quindi ne mancano 10 al termine della partita. Intanto c'è un'altra punizione, Gabriele, per il Palermo dai 20 metri con Bonfiglio, anche Grillo sul pallone. Vediamo, parte Bonfiglio, la sfera viene messa dentro, non ci arriva nessuno, poi ci arriva il numero 15 del Palermo, ma la sfera viene allontanata. È stato bravo Simone Giuliano a mettere via la sfera. Ancora il Palermo in avanti, e qui il neo entrato commette un fallo in attacco. Vincenzo Plescia, un attaccante ben strutturato fisicamente, ha sgomitato col suo avversario e l'arbitro ha fischiato il fallo. Qui la Regina non riesce a imbastire una trama offensiva, perché la sfera finisce in avanti, non c'è nessuno pronto a recuperarla. La Regina, Gabriele, sembra quasi come se fosse in inferiorità numerica, non so se ci fai caso, anche se non lo è, però troppi giocatori nella propria metà campo, soltanto due in questo momento nella metà campo avversaria. Peccato per la formazione calabrese. Sì, è un peccato, perché la Regina ha delle individualità importanti. L'attaccante centrale, il punto di riferimento offensivo, ha lasciato troppo solo dai compagni. Io non ho visto neanche il primo tempo un giusto supporto. Nuovo cambio per la Regina, entra Alessandro Saglimbeni, classe 97, fuori Davide Di Napoli. Prestazione altalenante questa qua per il numero 17 della Regina. Primo tempo a sprazzi, la ripresa un po' si è estraniato dal gioco, si è stromesso dal gioco, e quindi la Regina prova uno degli ultimi cambi per far sì che il match riesca a rientrare sui binari. 22 minuti di gioco, ci sarà un sostanzioso recupero, l'abbiamo già detto. Intanto rientra il numero 5 del Palermo, Damiano Maddaloni, classe 98, anche lui 16 anni, giovanissimo, Gabriele. Sì, ci sono tanti 98 in campo, perché insomma 97 sono stati i giocatori più diretti, più impiegati dal corso della stagione, in quel spazio per i 98. Dato questa per il Palermo, come dicevamo, è una marcia di avvicinamento importante alle Final Eight. Attenzione, Gabriele, c'è Grillo sull'auto di destra, ancora il match winner su di lui, due giocatori. Grillo prova la penetrazione in aria, non riescono a fermarlo, e poi è bravissimo il numero 14 della Regina, Giuseppe Scalone. Calcio d'angolo per la formazione avversaria. Ma no, il direttore di gara alla fine, tra le proteste palermitane, dice che bisogna rimanere dal fondo. Sì, ci sono state le proteste che... Sembra piuttosto evidente, Gabriele, il calcio d'angolo. È stato invocato un calcio d'angolo, però l'arbitro ha preferito dare la rimessa dal fondo per la Regina. Ancora Grillo in avanti, Palermo prova a chiudere la gara. C'è un intervento ai suoi danni, un intervento puntuale da parte di Tommaso Tedesco, poi però la Regina riesce ad avanzare. Ancora il Palermo, troppo lungo qui il passaggio di Tramonte, Antonino Tramonte, in questo caso ha effettuato un passaggio troppo lungo e la sfera è finita sul fondo. Rimessa laterale per la Regina. Sì, qui ci sarà la lunga gittata, ecco, a cercare l'attaccante. Ancora la formazione calabrese, manca sull'auto di sinistra la Regina, la sfera viene messa lunga in avanti dove non c'è nessuno, Gabriele, manca la punta centrale alla formazione calabrese. Manca anche il supporto proprio degli esterni. Eh sì, stanno correndo poco, probabilmente la stanchezza si fa sentire per i giovani ragazzi di Reggio Calabria. Rimessa laterale per il Palermo, si incarica della battuta il solito numero 13, si tratta di Eugenio Dalia. Dalia la mette davanti, c'è uno stop di petto, poi Grillo fa girare la sfera verso il capitano Costantino, che è rientrato in campo più forte che mai. Ancora lui, prova il passaggio, ancora Dalia in qualche modo scambia con Grillo. Grillo porta palla, poi si rifugierà probabilmente dietro e qui guadagna un fallo. Infatti ha un'altra possibilità, l'ennesima, il Palermo per rifiatare quando mancano poco più di 5 minuti al fischio del finale. Poi ovviamente ci sarà un sostanzioso recupero. Sì, qui Grillo è stato molto astuto, perché ha difeso palla, sapeva che l'avversario l'avrebbe toccato dietro e che si sarebbe guadagnato questo prezioso calcio di punizione nella propria metà campo. Avanza ancora il Palermo sulla fascia sinistra, pronto un nuovo cambio per la Regina. Esce il numero 21, come ci segnala il team manager della formazione calabrese. Esce il numero 21, Lorenzo Zocchi, entrerà Puntoriere, Francesco Puntoriere. Una buona gara per Puntoriere nell'esordio con l'FC Honka, ha fatto un buon match, non ha trovato la via del gol, però ha messo in difficoltà il portiere finlandese. Ecco qui il cambio, dovrebbe affrettare la Regina probabilmente l'uscita dal campo, in maniera tale che i secondi si possano risparmiare e si possa giocare poi il tutto per tutto nei minuti finali. Quindi un attaccante che poi vi dirò, in realtà non si tratta, Gabriele, di un attaccante centrale, perché perlomeno con l'FC Honka non ha giocato l'attaccante centrale, e vedremo se adesso prenderà queste vesti, visto che la Regina in effetti un attaccante centrale finora non l'ha avuto, Gabriele.
No, non manca il riferimento offensivo, però ci sono dei del parco attaccante, soprattutto dei ragazzi ben strutturati fisicamente che possono ricoprire quel ruolo. Francesco Pontoriere, anche lui classe 98, quindi 16 anni anche per lui. La rimessa laterale, Palermo con Dalia perde un po' di tempo, il cross, la sua rimessa laterale, scusate, viene messa in avanti, poi Palermo perde subito la sfera. Qui c'è una palla importante, Pontoriere è fresco, è pronto a beffare la difesa avversaria, ma fa buona guardia, la retroguardia rosanero, si riparte ancora con Dalia che la butta in avanti. Ci sono entrati diversi giocatori tra le file del regime. Ancora Lombardo, qui riesce a recuperare la sfera, attenzione. Dalia, la sfera viene persa ancora, si riparte da dietro. Si fa sentire Scurto in questi ultimi minuti, Gabriele, lui che era stato molto tranquillo e silenzioso per gran parte del match, l'ex giocatore della Roma. In questo momento invece sta chiedendo di suo giocatore di entrare. Intanto c'è un nuovo cambio per la regina, un doppio cambio, Gabriele. Sì. Esce il numero 3 Nicola Lombardo ed entra il numero 15 Claudio Cuzzilla. Lombardo, Gabriele, si è speso molto, l'ultima azione è stato proprio lui protagonista, il termine, il pallone è finito fuori. Eh sì, Lombardo che ha speso molto nel corso del torneo, quindi adesso un po' di riposo per lui, entra il più fresco compagno. Qui ha rischiato Gabriele, ha rischiato il portiere del Palermo, è stato servito da Maddaloni e poi Alessandro Di Franco in qualche modo è riuscito a venire fuori da una situazione difficoltosa. C'è un contropiede per il Palermo, la palla viene messa dentro, ma qui c'è un'ottima difesa di Scionti, la palla termina sul fondo. Ormai ci abbiamo agli sgoccioli, siamo agli sgoccioli della partita, ci sarà un recupero sicuramente di numerosi minuti, un recupero sostanzioso, intanto arriva il sinistro, con il sinistro il rinvio dal fondo del portiere della formazione calabrese, Regina in avanti, pessimo qui l'apertura del difensore centrale Regino e la palla finisce fuori. Infatti non è riuscito a mantenere il pallone in campo, palla che è uscita, rimessa laterale, in favore. Guadagna dei secondi, Grillo, il match winner fino a questo momento, poi Delia mette la palla dentro, la mette dentro per il numero 8 Antonino Tramonte, decisivo quest'oggi Gabriele del match col Catania, ha riacciuffato il pari e ha fatto sì che il Palermo andasse ai supplementari e poi vincesse i calci di rigore. Adesso ancora la formazione rosanera in avanti con lo stesso giocatore, lo stesso Tramonte, la sfera è sulla sinistra dove c'è un ottimo buon figlio, Gabriele, uno dei migliori del match. Uno dei migliori del match, comunque che tecnica Gabriele, il giocatore tecnico, comunque non so certo io a dire quanto sia bravo, buon figlio, non a caso nel giro della nazionale Under 17, un giocatore che in futuro insomma il Palermo può puntare ad occhi chiusi. Eh sì, magari darlo in prestito a qualche squadra per farlo maturare, dopo magari l'anno prossimo l'ingresso nella formazione primavera. Ennesima rimessa dal fondo per il portiere della Regina, Paolo Pellegrino, la sfera viene messa in avanti, il colpo di testa del numero 11 rosanero, Francesco Flauto. E ancora Regina in avanti con il numero 14 Giuseppe Scalone, palla in avanti Gabriele, palla avanti ma qui non pedala nessuno, come si suol dire. Sì, la palla avanti, però i giocatori che si propongono ce ne sono pochi. Con la Palermo in avanti Gabriele intanto qui riesce in qualche modo a venire fuori da questa situazione difficoltosa la formazione calabrese, subito rimessa per il Palermo con Dalia, Dalia serve il compagno, Tramonte cambia fascia, la sfera verso Bonfiglio. Io credo che arrivati a questo punto, quando mancano davvero pochi minuti alla fine della partita, la regina dovrebbe provare a spingere di più, insomma, a buttarsi tutti in avanti alla ricerca del disperato pareggio. Due minuti per recupero, poi se ci fai caso in questo match, un bel match con tante occasioni, soprattutto nel primo tempo, però pochi tiri in porta nella ripresa. Sì, si è visto ben poco nel corso del secondo tempo, il Palermo ha tenuto un po' il freno tirato, giustamente, visti tanti impegni. La regina insomma doveva fare qualcosa in più, sono entrati tanti giocatori nel corso di questo secondo tempo, però non è riuscito a trovare il bando della matassa mister Giretto. Riprende il match la regina, ricordiamo una notevole cornice di pubblico qui allo stadio comunale di Belpasso, sono accorsi in tanti sia tifosi di calcio che ovviamente i parenti di molti calciatori, visto che Palermo e Reggio Calabria in fondo non distano poi così tanto dal comune in provincia di Catania. Allora, ultima chance per la regina prima del fischio ovviamente del direttore di gara che indicherà i minuti di recupero. Ancora il Palermo allontana la sfera viene messa dentro e poi in qualche modo il Palermo riesce a venirne fuori. C'è l'ennesimo contropiede, ma qui è preda la palla dei difensori calabresi, Gabriele. Adesso ci sarà un pallone gettato in fondo, no, non è così. È rischiato, ha rischiato il portiere della regina, però ha fatto bene a mio avviso a recuperare, a iniziare da giocando raso terra fin dalla propria metà campo. Palla sulla fascia sinistra,
dove c'è il numero 15 Cuzzilla. Cuzzilla prova lo scambio con Ghiussi, la sfera viene allontanata, ancora Tedesco, Tedesco su di lui e due uomini, riesce a servire il compagno Tedesco e poi la sfera viene messa puntualmente fuori dal giocatore del Palermo. Ancora Regina in avanti, Gabriele. Adesso la regina è tutta in avanti, come vedi, sono soltanto i due difensori centrali. Tre minuti di recupero, quindi 180 secondi di speranza per la formazione calabrese che cercherà il tutto per tutto. Avanza ancora sulla fascia sinistra la regina, non riesce ad avanzare, la sfera finisce in out. Tedesco, finché lui, della battuta di questa rimessa laterale. La palla viene messa dentro e poi allontana la difesa palermitana con decisione. Rinvio del portiere che inizia da Sonti, fascia destra, su di lui Costantino, il capitano del Palermo. Ancora Cataldi, prova lo scambio col compagno, Cataldi, lui è velocissimo, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo. Sì, ce la fa Cataldi. La sfera viene messa dentro, attenzione, occasionissima in aria e qui in qualche modo Plauto riesce a togliere la sfera. E la palla va fuori, c'è il contropiede del Palermo con Bonfiglio, un altro giocatore velocissimo, Bonfiglio, Bonfiglio, ancora lui, e qui riesce a mettere una pezza alla difesa della regina, Gabriele. Qui la regina va bene, insomma, ad attaccare, proporsi, però deve stare attenta che rischia di esporsi un po' troppo al contropiede avversario del Palermo, c'è i giocatori brevilini che possono far male. E la palla finisce in out, Gabriele, sì. Giustamente il Palermo lascia scorrere i secondi, ormai siamo pronti all'ultimo minuto di recupero, 60 secondi per la regina e 60 secondi ovviamente separano il Palermo dalla conquista di questo primo trofeo Zona Sud. La formazione Lievi, rosa-nero, si fregerebbe quindi per la prima volta di questo titolo, la prima edizione del torneo. Rimessa laterale ancora per il Palermo con Dalia, perde un po' di tempo Dalia con Forbizzi a mestiere, la sfera viene messa in avanti, in qualche modo riesce a bloccare la sfera. E quindi rimessa laterale per la regina. E qui guadagna tempo Geretto per entrare un altro giocatore. Per gli ultimi 30 secondi entra in campo Emanuel Gioia al posto di Vitor Ghiucci. Vuole tutti alti il tecnico Gabriele Geretto. È stato segnato qui il cambio da parte del team manager, ci sono delle proteste da parte di Scurto, allenatore del Palermo, qualche scaramucce. Vincenzo Blessa molto deciso, del resto i giocatori rossoneri ci tengono questo primo successo a livello di allievi, sarebbe un grande successo per loro dopo il secondo posto nel campionato nazionale e faranno le Final Eight dall'11 giugno. Ancora Blessa riesce a controllare la sfera, uno contro uno. L'arbitro fischia un calcio di punizione, ormai siamo proprio agli sgoccioli, Gabriele. Sì, siamo proprio agli sgoccioli e il nervosismo sta salendo, come abbiamo visto poco fa in quel frangente. Ormai probabilmente anche l'arbitro, Gabriele, avrà perso il conto dei minuti di recupero, perché il gioco veramente si è bloccato più volte anche nei minuti di recupero, che inizialmente erano tre, ma li abbiamo superati abbondantemente. Ormai siamo già al quinto minuto di recupero. La sfera viene calciata dentro. Colpo di testa il rilancio del portiere, colpo di testa e la sfera finisce fuori e finisce la partita, Gabriele, grazie al gol di Grillo il Palermo si aggiudica la prima edizione del torneo Etna Sud qui al campo comunale di Belpasso, 1-0 che mezzo è stato, e poi andiamo a intervistare i due allenatori. È stata una gara palpitante, piena di emozioni, alla fine ha fatto la calcio, il Palermo ha giocato bene, ha meritato di vincere questa partita, però bene anche la regina, forse nel primo tempo doveva usare qualcosina in più la formazione calabrese. Andiamo a intervistare i due allenatori, qualche secondo di pazienza, i due tecnici si complimentano con i propri giocatori. Essi insomma sono strette di mano, fine clima cordiale. Diciamo che il nervosismo è stato soltanto nell'atto della partita, poi fuori dal campo, ecco, a fischio finale, diciamo, delle strette di mano cordiali, clima abbastanza disteso. Ok, andiamo a intervistare i due tecnici. Buonasera mister, complimenti per la conquista di questo primo trofeo da sud, ora ennesima conferma per il Palermo, per il secondo posto nel campionato degli nazionali, che la squadra c'è e potete far bene anche nel Panalec. Adesso è stato bene questo torneo, che era importante anche per prepararci appunto alle fasi finali, e ci stiamo arrivando bene, speriamo. Una domanda sulla gara di oggi, un bel match giocato a viso aperto fin dal primo minuto, poi nella ripresa invece vi siete un po' coperti giustamente, visto il risultato a vantaggio.
abbiamo avuto diverse situazioni, anche giù la partita, insomma, c'è la squadra, normale che si cercare. Viene introdotto per avete richiesto un bilancio di questa annata in Sicilia, cosa ne pensa di questa annata appunto? Sono molto contento che non trovo più fuori, mai non questo è il motivo del problema. Grazie mille, complimenti ancora. Adesso interverrà il tecnico della Regina. Sì, se non vado adesso, seconda posizione per la Regina, comunque tornate a casa, Reggio Calabria in serata, soddisfatti per questo. Siamo soddisfatti e come ha detto il torneo. Sì. Noi siamo una squadra che è giovane rispetto magari alla categoria con molti 98, che ci servì, il torneo ci è servito per fare esperienza. Credo che qualcosa di positivo la squadra l'abbia fatto e abbia acquisito in un torneo importante e qualificato come è stato il primo torneo in assoluto. Quindi siamo soddisfatti sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Del resto lei è umile, ma a livello personale dobbiamo dirlo, da quando lei è arrivato a Reggio Calabria questa squadra ha cominciato a ragionare, dopo i 28 punti, appena 28 punti nel campionato nazionale allievi, però delle indicazioni incoraggianti fin dal primo mese con l'onca. Noi giochiamo sempre con un anno sotto età, di conseguenza l'obiettivo era quello di crescere, preparare la squadra in prospettiva. Questo è un gruppo di 10-15 98, che sicuramente saranno del 4-2 del prossimo anno, quindi un lavoro in prospettiva come lo farà sempre la Regina. Oggi abbiamo cercato di contrastare una buona squadra, un'ottima squadra come Palermo, che si sta preparando alle finali nazionali per il campionato italiano, alla finale, quindi credo che tutto sommato abbiamo fatto anche la nostra figura. Eh sì, del resto lei dal 91 al 94 il timone della prima squadra della Regina, adesso sicuramente anche l'anno prossimo sarà ancora sulla panchina della formazione calabrese. Adesso vedremo quello che succederà con la prima squadra, perché non ci sono problemi sicuramente di grosso spessore. Mi auguro che si risolvano alla meglio, non al più presto, alla meglio, perché poi dare continuità al lavoro del settore giovanile. La ringraziamo per l'intervento e complimenti ancora per il risultato di oggi. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità. Il capitano del Trapani, Domenico Mazzone, riceve il premio per la formazione seconda classificata e riceve gli applausi dei propri compagni e dei sostenitori presenti sugli spalti. Adesso è il turno del capitano del Palermo che riceve il trofeo Palermo primo classificato al torneo Etna Sud 2014. Rosario Costantino adesso va dai suoi compagni che lo accolgono e insieme iniziano i festeggiamenti. Da Andrea Motta e Gabriele Mirabella è tutto da Belpasso, alla prossima.